Vittoria di cuore, come detto, meritatissima. Non è stata una grande partita a livello tecnico, però ci abbiamo creduto. Già ci credevamo pure dal primo secondo tempo. Gli ho detto, questa è una partita che ribaltiamo. Se abbiamo lo spirito da combattente, a giocare bene, gliela facevo. È normale, è una partita, loro si sono abbassati, si sono messi a 5. Era dura, però è bastata una palla spizzata fatta bene. Ma ci abbiamo atteggiamenti positivi. È bello allenare questi ragazzi perché danno tutto dal primo fino al 95esimo. Poi vediamo quello che succede. Ci siamo ripresi i punti che abbiamo perso negli ultimi 15 secondi per la penultima partita in casa. È bello, soddisfazione stare in testa adesso, però i campioni si vengono a marzo, ma avere atteggiamenti umili, come la società, tutti a rimanere dalla stessa parte, perché questo è un gruppo di ragazzi che merita belle soddisfazioni. Questa è una vittoria voluta, cercata fino alla fine. Va bene così, il percorso continua, però il cuore ha fatto la differenza su questa partita. È influito il fatto di essere tornati quasi subito in parità numerica. Ma ci ha dato soprattutto una spinta morale ai ragazzi, perché se giocavamo 10 contro 11 non avrebbe cambiato niente. Si sono sentiti un attimino più tranquilli perché devono crescere a livello di personalità. Ci manca quello, non stare più tranquilli. Devono fare il salto di qualità a livello carattere. Io ho detto, noi siamo una squadra e possiamo andare sotto anche 2-0, la ribaltiamo alla fine, perché è una famiglia, chi entra è una famiglia, cioè abbiamo sempre questo spirito dall'inizio fino alla fine, non so quello che succederà, però sicuramente ci toglieremo belle soddisfazioni. Però ecco, il concetto è di passare, noi siamo una famiglia, chi gioca gioca, è bello, chi l'esultanza, è tutto, però gruppo unito, società, stampa, tifosi, i campionati si vengono così, ci sono passato, su una piazza difficilissima come San Benedetto. Qui si può fare un calcio pulito e questo deve essere un motivo di orgoglio e di vanto per la società. È stata la partita più difficile fino a questo momento del Tolentino, vista la caratura anche dell'avversario che oggi molto bene in campo non ha permesso di giocare centralmente, concedeva solo gli Secondo me è una buona squadra che ha ottenuto tantissimo rispetto alla mole di gioco che hanno fatto fino adesso. Noi è la prima volta che siamo andati sotto e questo ci deve servire per allenarci. Io ho detto sempre ragazzi, guardate. Mi devono pagare una cena e tu a partire sono gli ultimi 5 minuti, 10 minuti e così è stato. Non possiamo pensare di ammazzare le partite dall'inizio fino alla fine. Le partite sono i 10 minuti e sono le più belle. E oggi è la dimostrazione. L'ultima cosa, le ha provate tutte, alla fine è stato un neoentrato a risolvere la partita. Sì, non si può più che fare. Squadra ultraoffensiva, abbiamo giocato con Ciccoletti in mezzo al campo, con 3 punte. Però questo fa merito ai direttori e alla società che mi hanno messo un organico importante a disposizione.